Si avvicina la data in cui si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia. Il 5 novembre, infatti, i cittadini potranno votare il presidente della regione e i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. In questo particolare momento per l'isola e anche per la città, l'Officina della Partecipazione Leonardo Sciascia del Polo Civico Cives 3.0 ha organizzato un incontro martedì 10 ottobre 2017, che diventa anche un momento di riflessione per i cittadini. Nella Biblioteca Comunale Scarabelli si è svolto infatti l'incontro con lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco per discutere del suo ultimo libro dal titolo Strabuttanissima Sicilia, intervistato dalla giornalista Ivana Baiunco. Io sono in campagna elettorale, sto girando tutta la Sicilia, incontro tantissima gente, visito moltissime città, passo dopo passo porto la mia campagna elettorale, non ce la è elettorale, non ho un presidente, ho un libro, non ho sezioni, ho solo le librerie e parlo di strabuttanissima Sicilia, ovvero sia la situazione in cui siamo precipitati, un buco di bilancio che non potrà sopravvivere al giugno 2018, quando la Corte dei Conti non potrà più far proseguire quest'andazzo e finiremo commissariati. Pietrangelo Buttafuoco, originario di Catania ma vissuto nell'Ennese, ha compiuto i suoi studi in filosofia, una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Ha scritto per numerosi giornali italiani e scrive per Il Fatto Quotidiano. Ha condotto trasmissioni televisive su alcune reti nazionali, autore di saggi e romanzi. Noi siamo un gruppo di cittadini che abbiamo deciso di occuparci di politica, perché la politica è quella che contempla all'interno tutti gli aspetti della vita civica di una comunità. L'occasione della presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuoco ci è sembrata ghiotta, quindi non ce la siamo lasciata sfuggire, perché l'autore è un analista tra i più apprezzati di quella che è la situazione siciliana ormai da tanti anni. Quello che a noi interessava come Officina Leonardo Sciascia del Polo Civico è quello di innescare ragionamenti, cioè cominciare a ragionare e a riflettere su quelle che possono essere le prospettive per un gruppo di cittadini che hanno deciso di metterci del proprio, un gruppo di cittadini che crede nella partecipazione alla vita istituzionale, nelle sue forme, e che crede che qualche soluzione, qualche altra possibilità a questa terra bisogna darla, proprio ripartendo da dei ragionamenti che si inneschino dal basso, quindi facendo il bene comune e il bene della comunità.